Siamo con Irene Lamanna, titolare del B&B Albergo Lamanna, nonché presidente dell'associazione Taranto Turismo. Stiamo vivendo tutti quanti il dramma del coronavirus e vogliamo vedere le ricadute che ci sono in ambito economico per il settore turistico. Davvero un bagno di sangue per quanto riguarda il turismo, però chiaramente c'è il coronavirus, c'è questa tragedia immane, non a caso parliamo di pandemia, però dovrebbe esserci anche un ristoro da parte del governo per le imprese, per le attività che giocoforza sono costrette a chiudere. Ecco, partiamo da questo aspetto e quindi dall'ultimo intervento show del Premier Conte alle 23:30 di sera, come se non ci fosse tempo per farlo 2 ore prima, per esempio. E quindi vediamo in che misura i provvedimenti del governo possono, se possono, dare una piccolissima boccata d'ossigeno alle imprese. Beh, buonasera Luigi, intanto sì, purtroppo ci troviamo in un bruttissimo momento e è veramente uno schiaffo all'economia nazionale ed internazionale. Per quello che ci riguarda, sì, stiamo sentendo di tanti decreti, ogni giorno, ogni sera, qualcosa di differente, però chiaramente non è quello che basta alle imprese. Si è parlato di blocco, per esempio, dei mutui per le imprese, ma anche per le famiglie. Questo è qualcosa, la chiamerei quasi una barzelletta, perché il blocco dei mutui è qualcosa che è sempre esistito per le banche e eventualmente per i debitori in difficoltà. Il punto è che qualora dovessero essere sospesi e si dovesse accedere a questa possibilità, comunque questi soldi poi dovranno essere in ogni caso ridati alle banche con altrettanto interessi. Per il blocco delle bollette, delle utenze, eccetera, se ne è parlato tanto, ma ancora non abbiamo visto nulla. E poi ci hanno parlato di 600 euro da dare alle partite IVA, ma per la sopravvivenza, non per la crescita Ma dell'azienda. la cosa assurda poi, si era parlato in un primo tempo del click day addirittura, le prime partite IVA Che che arrivavano. riuscivano a cliccare ne beneficiavano del contributo. Diciamo la verità che l'INPS ci aveva provato, il governo ci aveva provato anche in questo senso, però poi ci si è resi conto che non stiamo a uno dei programmi di Raffaella Carrà, quando no, le prime telefonate che arrivavano conseguivano il premio. Dice, apriamo le telefonate, i primi 100 che telefonano vincono non so che cosa. Mi ero inceppato un attimo perché non ricordavo il nome del programma di Raffaella Carrà. Sono passati Pronto, 20 anni. Pronto Raffaella. Raffaella, ecco. E quindi dicevo, ci si è resi conto della cavolata. E quindi si è deciso di così raddrizzare il tiro. Sta di fatto però che per le partite IVA non c'è alcun ristoro. No, in realtà non solo per le partite IVA, ma neanche per le persone fisiche, per coloro i quali saranno messi in cassa integrazione o comunque per i professionisti. Per le partite IVA è proprio pari a zero, perché appunto se pensiamo che questi fantomatici 600 euro servirebbero unicamente per comprare da mangiare, così ha detto il Premier. Beh, delle aziende hanno necessità di continuare a vivere. E poi si è parlato di sospensione di tributi. Beh, i tributi non devono essere sospesi, devono essere annullati, ma non per il 2020, anche per i prossimi 5 Stessi anni. contributi previdenziali, se tu mi imponi, mi fai slittare di 3 mesi, ma comunque io li devo dare, non è cambiato nulla. Assolutamente nulla, ma tutti i tipi di tributi, ma anche la TASI, la TARI, l'IMU, la pressione fiscale, cioè sono tutte spese che comunque le imprese, così come le famiglie, andranno a sopportare, seppur più avanti. Ma quello che probabilmente il Premier, non avendo mai fatto l'imprenditore, non può
può capire è che cioè in questo particolare momento storico noi ci troviamo davanti a un foglio bianco, quindi tutte le aziende, tutte le imprese, tutte le industrie, quelle che chiaramente non, si fermeranno durante questo periodo, si sono già fermate, quando finirà questa guerra dovranno ricominciare tutto da capo. Pertanto non sarà assolutamente possibile chiedergli di pagare ciò che è passato, quindi ci dovrà essere un condono tombale di tutto, un abbattimento totale a partire dal 2021 delle tasse, quindi della pressione fiscale, e soprattutto una rimodulazione dell'IVA, cosa importantissima. D'altronde sentivo parlare, forse stai per dirmelo, che ci sarà un indulto per coloro i quali sono in carcere, una sorta di indulto, quindi mi sembra paradossale che per dei carcerati possa esserci un indulto e per degli imprenditori che non potranno dar da mangiare neanche alla propria famiglia con 600 euro un solo mese, dovranno poi in futuro riprendere in maniera, o forse non riprendere più. Altro aspetto un po' buio, non molto definito, le categorie che sono costrette ad astenersi dall'attività lavorativa, perché Conte ha detto tutto e non ha detto niente, e infatti non è proprio chiaro, non è molto chiara la tipologia, ripeto, nei dettagli delle varie categorie, se possono o non possono svolgere la propria attività. Anche perché con questo gioco, con questa espressione, le attività essenziali, si è detto tutto e non si è detto nulla. Ma perdonami Irene, abbiamo notato, almeno l'impressione che io ho avuto su Conte, un procedere così a tentoni, un procedere a vista, non c'è stata una programmazione sin dall'inizio, cioè la situazione si incancrenisce e lui ovviamente tira il freno, stringe le maglie della rete, però ripeto, si procede, si naviga a vista. Guarda Luigi, Conte o cosiddetto premier d'Italia, e io dico purtroppo, ma purtroppo per lui che si è trovato incapace, per gli italiani e per le imprese, certo, purtroppo per lui che si è trovato incapace ad affrontare un problema più grande di lui, e purtroppo per noi italiani che ci troviamo a dover subire le scelte di una persona che in questo momento vorrebbe comportarsi da comandante, ma in realtà non sa fare neanche il marò. Il bello, anzi il brutto è che Conte non è stato neanche eletto, cioè il giochetto, il contratto, l'accordo, il contratto di governo, chiamiamolo così, tra Lega e 5 Stelle ha partorito Conte. La Lega rompe con i 5 Stelle, cade la Lega, quindi va via dalla Lega, dal governo, viene fatta fuori e subentra il PD. Conte sta sempre lì, senza essere stato eletto. Ma non voglio fare politica o polemica perché non è il momento, però dico, nel momento in cui vengono prese delle decisioni di vitale importanza, di vita o di morte per le imprese, almeno fossero prese da un premier eletto, da un parlamentare. Questo non è nulla. Assolutamente, mi trovi assolutamente d'accordo. Ti ripeto, lui nel delirio di questa situazione ha fatto inizialmente troppo poco, continua a fare tutto troppo lentamente e diciamo che questo ci sta portando verso il disastro totale. Una economia ormai azzerata, un'Italia che dovrà semplicemente piangersi i suoi morti e di questo i suoi morti non solo come persone fisiche, ma anche come aziende e imprese. Diciamo che sta facendo morire il Made in Italy. È vero, noi italiani siamo pieni di risorse, lo abbiamo dimostrato negli anni e nei secoli, però non sempre, ritornando nel Medioevo, così come
come ci sta insomma portando Conte, potremmo rifar, potremmo nuovamente rialzarci. Ma poi ho notato anche, ho notato l'ipocrisia allora quando ha detto in uno dei primi show mediatici: nessun italiano perderà il lavoro. Ma stiamo scherzando? Beh, le imprese chiudono indifferentemente. Le imprese chiudono, i dipendenti si trovano a spasso. Quindi si ritrovano senza lavoro. Ma già adesso tanti dipendenti si ritroveranno in cassa integrazione. Quindi già questa è una grossa perdita per i dipendenti che a giugno, ribadisco, dovranno comunque pagare l'IMU per le proprie case, dovranno comunque pagare le tasse per le proprie case, i tributi. Quindi quello a cui deve pensare Conte è ad azzerare il 2020 e a diminuire, a pensare ad una nuova tassazione notevolmente inferiore a partire dal 2021. Bene. Irene, io intanto ti ringrazio, perché non perché siamo sulla stessa lunghezza d'onda, ma rispetto a questa vicenda, ma per il coraggio in un momento difficile, perché anche tu hai una realtà da portare avanti, però hai il coraggio di dire quello che pensi. Noto poi anche sui social tanta gente che, non so, divinizza e vede Conte come il padre della patria, non so quali meriti gli possano essere ascritti per farlo ergere, sembra quasi Enea, no? Tornando a una figura così classica, Enea che si portava il padre Anchise sulle spalle. Ma guarda, Luigi probabilmente avrà dei suoi seguaci, dei suoi adepti, ma diciamo che il conforto nazionale che sta avendo è pari allo zero. Poi per come viene curata la comunicazione da Casalino. Esattamente, ti faccio un esempio. Questa mattina era partita da Affari Italiani un sondaggio su Facebook sul gradimento positivo o negativo del Premier Conte. E andava avanti il negativo, quindi c'era il negativo all'85% e il positivo al 15%. Di lì a breve, probabilmente il suo manager ha annullato il sondaggio. Quindi non è proprio vero che ha il consenso di tutti. Per non parlare poi della fuga di notizie, e ci siamo ritrovati migliaia e migliaia di persone che dal nord fuggivano verso il sud. Non è stata, il decreto evidentemente è stato, era il segreto di Pulcinella, perché tutti lo sapevano, evidentemente qualche velina, e non mi riferisco a quelle di Canale 5, qualche velina evidentemente è scappata, il buon Rocco del Grande Fratello è stato molto incauto e ha creato un'epidemia nazionale, perché poi tantissimi casi di contagio al sud e in modo particolare in Puglia sono figli purtroppo di quelle notizie filtrate quando non dovevano filtrare, che hanno creato una fuga della disperazione, tutte le giustificazioni che si vuole, però voglio dire, un governo non può far così trapelare certe notizie. Ma diciamo che probabilmente anche il fatto stesso, come ci siamo detti prima, che lui in questi giorni, lui Conte, il cosiddetto Premier, in questi giorni stia lanciando i suoi messaggi, i suoi decreti, non più alle 14 o alle 15, ma alle 23 e 30, e probabilmente comunque li proclama prima ancora di filmarli, quindi diciamo ecco che... Ecco perché ho parlato di show mediatico. Esattamente, è come se volesse sempre avvisare qualcuno di mettersi in fuga, e ovviamente sempre dal nord verso sud. Però Luigi, questo mi ha fatto venire in mente un'altra cosa, che secondo me noi italiani e soprattutto noi meridionali dobbiamo tenere molto a mente: quando questa guerra finirà, dobbiamo imparare, e abbiamo imparato da questa situazione, impareremo tanti, cambierà il mondo, cambieremo noi, cambieremo sicuramente tutti, però rendiamoci conto che il nord è fatto per più del 50% da cittadini del sud. Forse anche di più. Infatti più del 50%. Io ho l'esperienza di Torino
Quindi, Trovare un torinese doc è quasi impossibile, quasi. e quindi l'invito dovrà essere sicuramente ai nostri concittadini da Roma in giù di rimanere in casa in questo momento, anche se magari quello che effettivamente il governo vuole non è quello, però più che il governo il premier, perché sta facendo tutto da solo, quindi senza la considerazione di nessuno. Però impariamo che quando finirà tutto bisognerà rimanere qui, nel sud, e iniziare da noi. Tanto è un foglio bianco, si può riniziare da noi. Hanno bisogno delle nostre forze lì al nord. È meglio che le nostre forze rimangano giù. Possiamo concludere dicendo restate a casa, ma restate anche al sud. E soprattutto rimaniamo distanti ma uniti e tutti in fila per uscire dall'Europa.